E molto felici di questa, aver vinto una battaglia come questa, dove veramente si può dire noi bravi e loro bravini, perché alla fine è stato un punto di differenza, ma loro hanno fatto una grande partita e questo avvalora ancora di più la nostra vittoria. La prima partita in casa nasconde sempre tanti sentimenti, perché è una cosa nuova, perché per la prima volta la gente i giocatori vedono tanto pubblico, una presenza incredibile, sentono un sostegno, quindi c'è anche un po' di pressione per voler far bene. Però questa pressione è stata trasformata tutta in energia positiva. Abbiamo fatto veramente una partita grande dove siamo stati punto a punto attaccati loro che hanno fatto delle giocate di grande livello. Da Hamilton arriva all'NBA, Abbas ha fatto giocate importanti. Noi abbiamo pensato, posto l'attenzione su Luca Vitali che secondo me è il miglior playmaker del campionato e quindi abbiamo rischiato qualcosa sugli altri. Devo dire, ci ha sorpreso Hamilton e questo è colpa mia rispetto alle indicazioni che ho dato ai miei giocatori. Io avevo molto timore del suo uno contro uno e lui ha tirato da 3 punti. Devo dire che alla fine il 36%, tutto sommato, è una percentuale che possiamo accettare, però lasciando spazio a lui abbiamo chiuso Vitali, che veramente penso che sia il giocatore chiave, la mente e tutto di questa squadra. Però abbiamo giocato veramente un attacco eccellente di circolazione di palla, lo dimostra le 9 palle perse e 21 assist, quindi oltre alla consueta difesa che ci ha permesso di restare in partita quando non segnavamo, di rimanere attaccati nei momenti di difficoltà, poi anche l'attacco, c'è stata un'ottima circolazione di palla, a turno abbiamo avuto tanti protagonisti quindi insomma è un'ottima prova che un buon viatico di questo campionato, devo dire che oggi quello che la fortuna ci aveva tolto l'anno scorso contro Brescia, oggi ce l'ha ridato, perché poi dobbiamo essere onesti, come dire, l'anno scorso se siamo stati sfortunati, quest'anno siamo stati fortunati, poi alla lunga ce lo siamo meritati, abbiamo resistito, abbiamo tenuto duro e siamo stati premiati. Però complimenti veramente a tutti i miei giocatori perché oggi hanno giocato contro Brescia. Se questa Brescia è in crisi, va bene essere in crisi come loro, per carità, hanno fatto una partita eccellente, hanno trovato dei canestri difficili, non hanno mai mollato, quindi veramente penso che noi siamo veramente strafelici perché contro Brescia sarà difficilissimo per chiunque. Domande per il coach? Prego.